No, non sto morendo. Ok, bello a tutti ragazzi, io sono Gears e oggi si riprende con la Nuzlocke Challenge. Ok, l'ultima volta ho interrotto perché ero in preda all'ansia, veramente. Ero in preda all'ansia. Sono successe troppe cose l'ultima volta per il mio povero cuore. E oggi iniziamo subito con una sfida perché ho notato una cosa molto interessante. E cioè che il nostro amico Solo, nonché Tyrogue, altresì detto, o Tyrogue, non ho ancora capito come si pronuncia. Esatto. Praticamente si evolve al 20. Cosa molto interessante. Ho ucciso Sasuke, ho one-shotato Sasuke, proprio così malamente. Enchcrow è volante buio, se non sbaglio. Kakashi ha una mossa di tipo ghiaccio? Sì, ha gelodenti. Ti prego, non mi uccidere però. Perché per quanto sia forte in attacco e veloce, Kakashi purtroppo ha una difesa che fa schifo. Almeno mi pare di ricordare questo. Però se uso scommetto che tipo spettro, io sono in tipo buio, qua tutto bene. Carta vetro colpisce. Ok. Direi che Morso dovrebbe chiudere i giochi. Perfetto. Non è molto efficace, ma basta. E avanza. 801 punti di esperienza, wow. Ma non basta, non basta. Comunque, mi sono dimenticato di dare a Tyrogue, o Tyrogue, il condividi esperienza. Perché essendo al 18 siamo ancora in tempo ad allenarlo come si vede. Come non detto, sei al 22, caro amico. Ma se non la rischiamo non saremo mai in grado. Proviamo con Morso. Attacco rapido, ok, ci è andato bene, attacco rapido. Suo, io ho carta dietro, uso Morso, volevo usare Morso per tentare di farlo tentennare, in realtà no. Un giro di attacco rapido, questa è una brutta persona. Però io ho carta dietro. Gelodenti, vediamo, dovrebbe essere super efficace se non ricordo male, e infatti sì, e rimane vivo. Però sono più veloce io, quindi bello. Perfetto, super efficace. 100 punti di esperienza. Ok, Kakashi al 20. Non male, non male. Mi sta piacendo la squadra che sta saltando fuori. Se non muoiono male, l'ho detto. Guarda, adesso trovo Jesus e mi ammazza tutta la squadra. Non l'arena della virtù. Perché l'arena della virtù? Pokéball, mi sa che ne ho 21, infatti. Super pozioni, ne ho 7. Ne prenderei un paio, giù. 3, prendiamone. Tutto per essere scrupolosi. Loro vendono delle Pokéball forse o dei messaggi. No, no, aspetta, fermo. Inutili, completamente inutili. Vediamo chi ha catturato l'ultima volta. Mi ricordo che l'ultimo che ho catturato è Salio. Forse a cui ho dimenticato di dare un soprannome. Giustamente. Grazie. Cos'ha di mosso? C'è scudo del genere, ripeti lo scheggia. Ripeti è veramente una rottura di scatola verso gli avversari, quindi penso che... Ehi, Salio, fai a caso mio! Con tutto bene che voglio Dottor Octopus, eh? Non mi ricordo neanche a livello in cui si evolve Salio, mi sa... Ciao, ma... E non è Salio, è Sil! Cosa sto dicendo? Però ragazzi, perché non me lo dite che sto sbagliando come uno stupido? Allora... I don't remember adesso se devo andare per forza qui. E alla miseria del lag. Ciao Fanny. Ciao Gianno. Oh, oui, sei qui per le gare. Spero che ti ripari. Boku. Che è successo? What? Ma partecipare anche Fanny, capovoresti dei Corripoli. Lei, come si dice? Tre fantastic. Naturalmente Fanny sono io. Vai dare un'occhiata. Pare che tu sia tre fort. Tre fortes. Non lo so. L'ho studiato anni fa il francese. Perdono. Molto interessante. Oui, oui, ti aspetto alla mia palestra. Perfetto, ciao Fanny. No, aspetta, fermo, what? Posso sfidare direttamente Fanny? Così? Non era tipo l'ottava palestra? La sesta palestra, Fanny, o qualcosa di questo tipo? Ehi, ma aspirante campione, questa palestra è molto particolare, in che modo ti chiederai? Ora te lo dico, prima di tutto dentro buio pesto, ma non preoccuparti, ho una torcia da darti. Poi ti attendono i soliti allenatori e anche loro hanno delle torce. Se ne illumini uno con la tua torcia o viceversa, inizierai la lotta. Ora ascolta bene, è molto importante, riguardo il piastrello del pavimento. Prima di tutto si trova la piastrella blu nella stanza e memorizzo nel simbolo. Poi dirigimi al suo posto, lo stesso simbolo fatti stato verso il perfetto. Molto interessante. Comunque il cerchio è in... E ho sbagliato. Ovvero un fantallenatore. Devo prepararmi oltretutto per arrivare a Fanny. Non so che Pokémon posso avere.
quello più alto che io ho, il 28 Memus Wine. Come lo tiro giù Memus Wine? Devo sperare in Dio, veramente! Oh, giusto, mi è molto efficace. Wolf Neve. Au. Au. Ok, sono pure congelato, cioè con oltre danno anche la beffa. Che faccio, 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 che faccio? Proviamo Dragowski, ma anche qua Polgonire veramente mi farà un botto. Forse però cambia mossa, magari fa qualche stupidaggine, non lo so. Va di Polgonire. Sono curioso di vedere quanto fa Dragowski. Non è possibile! Due su due congelati! Siamo seri, quali sono le chance che Polveneve mi congeli, ok? Quante sono quelle chance? Ma infatti devo sperare che Muta risolva il mio problema di stato. Sì ragazzi, forse ha veramente finito... si è scongelato, wow, incredibile. Ha finito Polveneve, una buona notizia. E non può più neanche usare resistenza, fantastico. Oh. Che sudata però. Però io, come ho detto, voglio annullare i Pokémon, quindi... ok, c'è un serio rischio che mi capiti un leggendario, ok? Non è da escludere, ma devo fare allenamento. Miltank. Questo potrebbe portare indietro ricordi di persone che hanno fatto fuori Miltank di così. Aia. Direi che possiamo fermarci direttamente qui. Ho fatto avventura una volta già di troppo. Ecco perché odiano tutti i Miltank, ora me lo ricordo. Ok, è paralizzato. Vedete come c'è fuori il Miltank di quella là? Di oro e argento? Quella lì? Non mi ricordo. Capito? Non ho mai giocato a Soul Silver e Air Gold. Però dicono tutti che sia bello, ci farò un pensierino. Ok. Ok. Io spererei in Hitmonlee, ragazzi, perché tra no, è un Hitmonchan, tipo... No, come si chiama? Non è Hitmonchan? Sì, è Hitmonchan? Non lo so. I don't remember! Hitmonchan, sì, Hitmonchan, Hitmontop e Hitmonlee. Ok, è un Hitmonchan. Non è proprio il massimo di ciò che mi aspettassi, ma questo tizio, se non sbaglio, dovrebbe avere un attacco che fa paura. Oltre ad avere almeno 25. Vediamo un po', ragazzi, 42 di attacco al 20. Ok, è decisamente meglio in realtà. Potenza di messo che tirano pugni. Io non ho conosci che fanno pugni. Ok, però come potete vedere, la nostra squadra piano piano sta prendendo forma. Allenerei ancora un po' Gliscor. E c'è da decidere se allenare Kakashi o Hitmonchan a questo punto. Non saprei neanch'io quale dei due. Vediamo un po' come ci capita la situazione, se troviamo magari uno per cui è particolarmente buono, Hitmonchan, mettiamo dentro Hitmonchan. Ok, spacca roccia, grazie. Oh mio Dio, una bomba. Ok. Blissey non lo considero un gran problema in teoria. Perché mi pare che la sua difesa faccia schifo. Una difesa o la difesa speciale, adesso non mi ricordo esattamente. Ha tantissimi PS, quello non lo nega nessuno, ma... Infatti, quello che pensavo, la difesa non è il massimo. E se lo prendo, perché il problema è che ha usato un minimizzato. Sì, l'ho preso, fantastico! Zubat! Mua, mua. Guarda,
così. E ricevi anche non si sa quanti punti esperienza, a me se ne dà veramente tantissimi, infatti. Finta non mi dispiacerebbe. Quando magari un tipo erba, quasi il 24, Wabafet. Ha! Mi duole il cuore qua, ragazzi. Qua ragazzi è una bella rottura. Penso che verrà comodo taglio furia in questo caso, ragazzi, perché lui secondo me vuole fare specchio velo, ok, specchio velo gli ha fallito. Lui secondo me vuole puntare a distruggermi la vita con contatore. E infatti è così. Vabbè che raddoppia i danni subiti contatore, ma se mi sprecassi un altro contatore magari. Perfetto, ho sprecato un altro. Direi che taglio furia adesso dovrebbe andare. Dovrebbe morire in teoria, perché taglio furia l'avevo caricato a schifo. Ok, perfetto, è andato. Wabafet tirato giù. Uff, l'ansia ragazzi, l'ansia. Zubatal 24, non male. Ok ragazzi, salvo io, perché in caso dovessi vincere, comunque almeno non perdo tutti i dati di gioco. Ci vorrà un po', eh. E voilà, fatemi salvare l'altra vez, ok. Finalmente sei qui, très bien. Da quando mi sono venuto in questa regione ho imparato nuove cose. In questa città ci sono delle gare e mi sono detta mais oui, io vincerò. Ecco perché questo è là, perché vesto alla page, fa parte dello spettacolo. E poi je studio molto i Pokémon. Io qui sono capo palestra. E tu, sei qui per sfidarmi, vero? Ma vincerò io, del resto, je suis capo palestra, uno. Je suis capo palestra è proprio brutto. Forrest, oddio, Forrest Gump. Siamo contro. Oh mio Dio. Oh mio Dio, quattro volte. Questo tizio qua, ragazzi, può stendermi in un secondo. Quindi lo paralizzerei come prima cosa. Perché Machamp adesso? Va bene, stiamo calmi. Ma ci abbiamo paralizzato, e questa è una buona cosa. Direi di andare direttamente di Ira di Drago, tanto perso. Ok, è paralizzato, non può giro, oh mio Dio! Direi che questa Ira di Drago dovrebbe stare già nella barra gialla in teoria. Sì, basta, perfetto, fantastico. Ma c'è poi esausto, vediamo quale sarà la sua mossa, prossima mossa. Mega Cargo. È un fuoco roccia in teoria, giusto? In teoria sì. Quindi terrei i Dragoschi. Sì, Mag Cargo fuoco roccia, come ricordavo, infatti così. Direi che possiamo paralizzarlo come prima cosa, perché tanto è fuoco roccia. Non è terra, fortunatamente. Ehi, la paralisi funziona per una volta. Incredibile, vero? Rafforzatore, wow. Direi che per non sprecare tutti i pipì usiamo un po' Tornado. Cosa? Ripresa? E chi lo sapeva questo? Ok, come ho detto, usiamo il Red Dragon. Ok. Sarei tentato di mettere Zubat perché ha taglio furia. Anche Kakashi però con gelo denti. No, sapete che vi dico, proviamo Zubat. Allora, per la cosa peggiore potrebbe avere paralizzante. Ma io non posso essere paralizzato. Cosa? No, fermi tutti. Paralizzante di tipo erba, per cui Indicoscia. Io posso essere paralizzato perché è di tipo erba? Questa cosa non ha assolutamente senso. Fantastico, sono paralizzato. Ma io non posso essere paralizzato?
Allora, Fanny, se non sbaglio, ha un'iperpozione, sicuramente. Ah, non ti ho curato pure, non gli è stato. Quindi facciamo tua onda. No, super pozione, ok, che fa 50. Quindi sicuramente resisterà una mia prossima ira di drago. Però nel frattempo noi lo paralizziamo. Ok, ira di drago. Di nuovo paralizzante. Spero che Muta mi faccia risolvere il problema in poco tempo. Proviamo con schianto e funziona, ragazzi. Quindi la palestra di cuori contro ogni mia aspettativa è presa. Livello 30. Ok, abbiamo vinto contro Forrest Gump. Ciao Forrest Gump. Ok, medaglia Vestaglia. Scaccia bruma, davvero? Mi si chiama Surf Lay. What? Scippo. Infligge spesso brutti colpi. No, non infligge spesso brutti colpi. Proprio non infligge colpi, scippo. Adesso, se non sbaglio, apparirà tipo sulla strada di qua, se non sbaglio, no? Mi ricordo male? Mi ricordo malissimo. Io mi ricordavo quel nemico mi... Non mi lamento. Ah, qui. Uffa, mi ha fatto aspettare ancora Giovi. Vediamo quanto siamo diventati forti. Mi sembrava che ci fosse una lotta con lui. Allora. Davvero? Davvero? Ok, attacco rapido. Che fa... Ok, sembra avere in teoria 80. Ok, ok, va di attacco rapido, mamma mia. Meno male che... Non sa... non diteglielo. Non sa che è un leggendario. È vivo, porca miseria. Non ditegli che è un leggendario. Proviamo con tanto Toxicroak. E tu sei veleno lotta. Dove è finito Marip, qui lava e tutto il resto. Provocazione, che vuol dire? Non mi ricordo mai. Bagna di provocazione, che vuol dire che... Ok, posso usare comunque la stessa mossa due volte di fila. Non mi ricordo qual è quella lì che non puoi usare la stessa mossa due volte di fila. Roselia! Ok, un Pokémon non facile, ma più abbordabile. No, Kakashi, è vero, conosce mossa di ghiaccio, ma è acqua. Quindi direi di no. Tu sei un volante terra, dovresti essere del paraculato. Perché devono avere tutti i passi insieme un po' come tipo erba? Non è giusto! Vediamo se lo sciotto, spero di sì. Sì, ok. Oh, livello 25 per Zubat. Che sale anche di parecchio, bene bene, mi fa piacere. Fluffy, a Fluffy a questo punto della Nuzlocke. Io tengo Zubat perché le mosse di tipo elettro non hanno effetto. Al 27, ragazzi, siamo rimasti stra indietro. Lui ce li ha tutti al 20, 23. Dobbiamo riguadagnare terreno, eh. Sottospora cosa fa? Velocità di Zubat alla piccola. Perché ancora... Cosa che... Questa cosa non me la spiegano mai. Ho visto che lui non sa che io sto per cambiare Pokémon, non userà una mossa di tipo elettro. Quindi... bene. Sottocarica però l'infame. Aia. Difesa speciale. E adesso rimettiamo dentro il nostro amico perché... In teoria l'effetto di parassismo dovrebbe essere sparito. Tua onda ha un effetto su Zubat. Fantastico. Ha definito anche
Ora si sente. Brutto colpo quando ci voleva. C'è statico che entra in funzione, ma non me ne frega niente, perché Fluffy è giù per una volta nella vita. Non ci credo. Ok, non dico che mi fossi spaventato con quel... Non vale una cicca la tua strategia, no, è che non c'è il pulsante schiva in Pokémon, fidati. E vediamo un Pokémon di questo percorso. Squirtle, carino, non è proprio quello che volevo. Ma ehi, sempre Squirtle è. Ho visto più starter che tutto il resto di questa Nuzlocke, penso. Ok, brutto colpo, che sarebbe stato fatale se non avesse fatto ritirata, ma è stato sveglio questo Squirtle. Questo Squirtle si vede che è sveglio e che vuole far parte del nostro team. Red Ball? Perché ho 6 Curable tra parentesi? Non lo saprò mai. Giù e B, ragazzi. Giù B. Non funziona più quella mossa. No, evidentemente ci siamo vicini perché Squirtle l'ha capito, ma... Non funziona un cazzo, scherzavo. Che cosa avevo detto sulle curve? Stai scherzando! Posso distruggere il computer, ma voi dovete premere quei tasti. No, dovete premere quei tasti, non degli altri. Quei tasti. Alleluia! Uno Squirtle! Questo perché non scegliete mai Squirtle come starter. Siete brutte persone. Dov'è che... Ah no, una caramella rara. Ma Yuzu fu meglio fatto di una caramella rara. Rapigiro... Oddio, sì, ti libera da alcune mosse che io sappia. Morso, pistolacco, ritirata, bull. Guarda, piuttosto che ritirata, Rapigiro. Ed eccoci qua, Charmander si sta evolvendo. Charmander si evolve in Wartortle. 685 punti esperienza per un Butterfree. Ok, allora, a dire la verità, ci speravo, e sapete perché? Perché sono 10 livelli sotto di me. Quindi trovare il Registeel al 20 invece che trovare il Registeel al 25 fa parecchia differenza. Soprattutto perché è ancora shottabile con il Raditrago. Non un colpo, ovviamente. Ma due, ce la facciamo. Ferrartigli, ti prego non esplodere. Dovrebbero mettere un'etichetta ai regi con scritto attenzione può esplodere. Fidatevi, è così. Scherzavo. No! Ma perché? Spiegatemelo! Non ha senso! Questa cosa non ha senso! Non ha senso! Non ha senso! Sappiamo che non eri l'altezza di Solfanel e che nessuno ti vuole mai come starter, ma io ti ho sempre scelto. Ciao, perché tutta a me? Dai, Scafion, evidentemente, secondo me è tutta una trama di Scafion. Vuole che rimanga in squadra, per cui mi ammazza tipo di nascosto. Dice: se c'è Wartortle, fai finta di non fare un caso. Poi ammazzalo, così mi deve rimettere a me. In un sobboccone. Avete fatto fuori il mio emulatore in su un sobboccone. Quello avete fatto. Allora, io adesso vi pongo una domanda. Quali sono le probabilità di trovare non una volta Giratina, ma due volte Giratina in una sola Adlock? Due volte, non sto scherzando, due volte! Due volte! Fortunatamente.
completamente paralizzato questo tizio. Ma per due volte è già successo. E io non lo trovo, ovviamente. Possiamo fare un brutto colpo? No! Può rimanere paralizzato lei? Le sarei molto grato se questo accadesse. Ah! Ti prego! Ok. Non mi ricordo. Domanda, toglie 30 di fisso o Dragospiro? Ho questi dubbi esistenziali. Sì, Dragospiro toglie 30 di fisso. Quindi abbattiamoli prima che sia troppo tardi. Io addirittura concentro i miei attacchi su Giratina. Ho fatto tornado, sì, è vero, ma è meglio colpire due volte che non ne colpire neanche una. Ok, a me Kakuna è stato l'avversario più duro, ha resistito più di Giratina. Ok, almeno Chatot lo uccido, almeno due. Cos'è? Allora, calmi tutti. Ho un piano. Non è vero, non ho un piano. Allora, il piano consiste in ricarico il mio amico Dragovski e spero in Dio che Palkia non abbia fin di spazio. Palkia ha 18 luce. Si Palkia a Fendi spazio. Se io lo costringessi a fare più 3 visotruce all'infinito? Si può fare, si può fare. È uscito un piano migliore di quello che pensassi. Ok. Ok, a ripeti, è sotto l'effetto di ripeti. Cambiamo modo. Ok. Puoi usare Visutruce quanto vuoi, tanto non mi cambia niente. Le statistiche sono una cosa che se io cambio Pokémon poi spariscono. Questo si parla di aumento e diminuzione di statistiche, ovviamente. Perfetto. Non è ancora finito l'effetto di effetti, fantastico. E Palkia lo tiriamo giù così, trollato, in una maniera incredibile. Fantastic! Va bene, le rovine, una macchina nascosta, va bene, fantastico. Oh! Ragazzi, ma dopo un'ora e 16 di registrazione direi che posso fermarmi qua. Quindi, oggi che abbiamo fatto? Abbiamo battuto Kuripo, abbiamo preso un War Turtle e... è morto subito dopo, cioè... LOL! Ma la Nazio che sembra andare tutto sommato bene, l'ho citata probabilmente sì. Quindi ragazzi, se il video ci è piaciuto, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. No. Quindi, beh ragazzi, io salvo. Ci vediamo. Oh, ok, no, Dragovski, Sharpid. Scusate, Kakashi. Mi ero preso male tanto perché non mi ricordavo. Che merda, vivere!